Una missione di drammatica attualità. Questo è il sottotitolo della nuova lettera pastorale dell'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, quarta dedicata alle sette opere di misericordia che hanno come simbolo il quadro del Caravaggio del Pio Monte della Misericordia, accogliere i pellegrini. Pellegrino è il migrante che si allontana dalla sua terra con viaggi drammatici per bisogno. Pellegrino è colui che soffre per la malattia, il carcerato. Pellegrino è il senza tetto e tutti i vicini, sofferenti, nei quali il Cristo, crocifisso e risorto, si identifica. Tra le proposte del cardinale arcivescovo, l'adozione da parte di ogni parrocchia di una persona che vive situazioni di bisogno. Come noi cristiani possiamo vivere quest'anno all'insegno di questa opera di carità? Allora, pensando che la nostra fede è sostanziata dal precetto che ci ha dato il Signore di accogliere i pellegrini, concretamente che cosa vogliamo fare? Vogliamo imitare Cristo che ha accolto tutto e tutti. Vogliamo sensibilizzare le nostre comunità parrocchiali, movimenti, eccetera, ad essere accoglienti. Vogliamo dire alle parrocchie, ecco, date il buon esempio, accogliete nella vostra parrocchia. Accogliere significa non solo un giorno dalla mensa, no, per l'anno accogliere chi ha bisogno e soprattutto di essere accompagnato nella crescita della propria dignità. Nell'occasione sono stati presentati gli eventi per la celebrazione della memoria di San Gennaro il 19 settembre, la diretta internazionale della messa, la ripubblicazione di una storia del Santo Martire con prefazione del Cardinale e la gara podistica Corri per San Gennaro, in programma domenica 17 settembre, circa la quale sono intervenuti Don Adolfo Russo, vicario per la cultura della Chiesa di Napoli, e l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. San Gennaro è nel cuore di tutti e quindi può compiere quel miracolo non solo di liquefare il suo sangue, ma per dire a tutti i napoletani: dovete correre per la vostra città, per il bene comune, perché la vostra città possa acquisire e riacquistare quel ruolo che aveva sempre, che ha sempre avuto tra le grandi città europee. Una iniziativa che ci consente di stare insieme e soprattutto gettare le basi per fare più cose insieme. Napoli ha un cuore grande e se lo facciamo correre può darsi che insomma Napoli può ancora di più migliorare, lo può fare tenendo insieme quei valori appunto sacri e anche i valori dello sport.